Mara Venier è uno dei personaggi del momento. È tornata da poco alla conduzione di Domenica In e, stando ai dati d'ascolto, la trasmissione che lo scorso anno era stata affidata a Cristina Parodi sembra andare alla grande. Ogni domenica pomeriggio va in scena il testa a testa con Barbara D'Urso e la sua Domenica Live e, nelle ultime settimane, si è scatenata una guerra social tra le due. In chiusura delle trasmissioni, le due non si sono risparmiate frecciatine, incalzate dal clamore del pubblico che in studio faceva il loro tifo. Mara ha definito la sua Domenica In bella, fatta col cuore, coi sentimenti, quelli veri. E non è sfuggito il fatto che l'espressione col cuore è tipica di Carmelita. Barbara, dal canto suo, ha puntato sul fattore pubblicità, spiegando ai suoi telespettatori più affezionati che la richiesta di Publitalia di aggiungere altra pubblicità all'interno del suo programma è di fatto una spiegazione e conseguenza di come la sua Domenica Live stia andando benissimo. Punto e dire che la stagione è appena iniziata. Ma per la zia Mara, dopo Domenica In, potrebbero aprirsi altre strade. Quelle della recitazione, per esempio. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, infatti, la Venier sarebbe stata beccata in un famoso hotel di Milano con Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano. Pare che le due si siano incontrate per mettere a punto un nuovo progetto molto importante, che coinvolgerebbe la conduttrice. Ovvero vestire i panni di una delle protagoniste della nuova fiction a puntate. Le indiscrezioni sostengono che Mara potrebbe interpretare Libera, una fioraia di Giambellino degli anni 50, che si ritrova coinvolta nella malavita milanese. Sarà così? Vedremo. Ma è innegabile che questo sia un periodo molto positivo per Mara. Dopo anni di ruoli di spalla, come opinionista, sta infatti vivendo un grande successo da protagonista che le sta regalando molte soddisfazioni a livello professionale. Punto. Ma ecco un altro gossip. Mara sembra aver deciso di regalarsi un bell'attico nel centro di Roma. La conduttrice infatti è stata sorpresa da Diva e Donna nella capitale assieme al marito Nicola Carraro, e alla figlia Elisabetta Ferracini. In pieno centro i tre hanno visitato un attico che, recita il cartello, conta 200 metri quadri, box e cantina. E a Mara sembra piacere molto e infatti si mette subito in terrazza per parlare al telefono,